aspetti, in particolare su questi tre capitoli: qualità dell'aria, servizio sociosanitario e Arexpo. Ieri abbiamo avuto un incontro con i sindaci che ci hanno presentato 10 punti che abbiamo verificato, analizzato. Oggi alcuni sono quasi tutti condivisibili, tranne quello che richiede un automatismo. No, questa dopo. Prima le misure regionali vigenti. Per girare? Ecco questa qui, lasciami. Alcuni automatismi che sugli interventi d'urgenza che, come si è visto oggi, ieri, avevamo ragione noi, non servono, perché PM10 a Milano sono aumentati nonostante il blocco. Servono azioni strutturali. Di questi 10 punti la maggior parte sono condivisibili dalla Regione, in particolare quelli che adesso illustrerò. Ma prima di questo volevo far sapere che in Regione Lombardia ci sono già tante misure per ridurre i trasporti su strada e mobilità, 40 misure nel corso degli anni, dal 2002 in avanti, 37 misure sulle sorgenti di energia, che sono quelle altrettanto inquinanti, pensiamo alle caldaie a gasolio ancora, e 14 misure sulle attività agricole e forestali. Tutte queste misure, a queste misure si aggiungono quello del piano aria, che è scritto sotto PRIA, di cui parlerò perché è una cosa che domani presenterò al ministro Galletti. Queste sono le misure vigenti, dobbiamo aggiungerne, ne aggiungeremo altre certamente, ma queste sono già misure vigenti che hanno portato dal 2002 ad oggi ad una drastica riduzione dell'inquinamento. Dal 2002 ad oggi sono i dati ARPA a dirlo. Dobbiamo proseguire in questa strada, naturalmente, senza decisioni estemporanee, con misure strutturali, che sono quelle che noi abbiamo previsto di adottare. Tra le misure vigenti, l'altra slide, questa, ci sono già vigenti per il trasporto su strada in particolare il fermo dal 15 ottobre al 15 aprile, dal lunedì al venerdì, degli Euro 0 benzina, degli Euro 0 1 e 2 diesel. Il fermo permanente dal 2010 al 2011 è già vietato in Lombardia, è già vietata la circolazione degli autobus Euro 2 diesel, dei ciclomotori e dei motoveicoli Euro 0 a due tempi. Un mese fa abbiamo adottato la delibera, quindi prima di si parlasse così tanto dell'inquinamento, che fissa al prossimo 15 ottobre, in aggiunta agli Euro 0, gli Euro 1, gli Euro 2, anche limitazioni per gli Euro 3. I veicoli diesel Euro 3 dal 15 ottobre avranno limitazioni nella fascia 1, che è quella arancione che vedete lì, la città metropolitana più altre città. Queste sono già le norme in vigore, le restrizioni in vigore. L'ultima, impianti domestici per il riscaldamento, che è l'altra fonte di inquinamento. Già dal 2006 a Milano, Bergamo, Brescia e in tutti i comuni con quota inferiore a 300 metri, sotto i 300 metri, è vietata la combustione delle biomasse dal 15 ottobre al 15 aprile in stufe e caminetti con efficienza inferiore al 63%. Sono coinvolti 8 milioni e mezzo di cittadini lombardi sui 10 milioni, cioè l'85% della popolazione. Più limitazioni per quanto riguarda i residui agricoli, la bruciatura di residui agricoli. Senza queste misure oggi saremmo 10 volte tanto l'inquinamento che c'è. Non bastano, però ci sono. Dobbiamo continuare e proseguire in questa direzione. È per questo che, torniamo alla prima, domani io solleciterò il governo a fare tre cose tra le 10 che il decalogo dei comuni dell'ANCI ha presentato. La prima, che è quella di cui ho già parlato, e cioè un'azione comune di tutte le regioni del bacino padano.
E anche questa non è una cosa da inventare, l'abbiamo già fatta. Nel dicembre 2013 abbiamo sottoscritto un accordo di programma con il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Infrastrutture, il Ministero delle Politiche Agricole e il Ministero della Salute. E l'hanno firmato i presidenti di Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, Valle d'Aosta, Friuli, Trento e Bolzano. Questo è l'accordo di programma che prevedeva per ogni singolo ministero una serie di iniziative, di impegni, impegno del Ministero dell'Ambiente, entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo fare questo, entro sei mesi, entro due mesi, entro cinque mesi, a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, articolo 2, articolo 3, impegni del Ministero dello Sviluppo Economico, articolo 4, impegni del Ministero delle Infrastrutture, articolo 5, impegni del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari, articolo 6, impegni del Ministero della Salute, articolo 7, impegni delle regioni e delle province autonome. Noi li abbiamo attuati questi impegni, il governo no. Perché? Perché probabilmente tutti i ministri che hanno firmato, tranne il ministro della Salute Lorenzin, sono cambiati. Questo è l'accordo che va attuato e che serve a estendere gli interventi alle regioni del bacino padano. Se no, noi come Regione Lombardia abbiamo fatto il piano per l'aria, ma non possiamo vietare l'aria delle altre regioni di entrare. Primo punto, quindi dare attuazione all'accordo di programma qualità dell'aria nel bacino padano del 2013, che finora in larga misura disatteso, prevedendo il coordinamento dei vari livelli istituzionali. Secondo, risorse TPL, che è uno dei punti dell'accordo, dei 10 punti dell'ANCI, e risorse sul TPL vuol dire ridarci le risorse che sono state tagliate. Abbiamo definito un piano di intervento che prevede una richiesta di risorse di 1 miliardo di euro per i prossimi 5 anni per realizzare collegamenti su ferro, in particolare nell'area metropolitana, che consentano di lasciare a casa l'auto. 1 miliardo di euro per 5 anni. Infine, oltre al TPL, siamo disponibili a procedere più rapidamente e più estensivamente nel divieto di utilizzo di veicoli Euro 0 di 1, 2 e 3 in tutta la Lombardia, se, come è stato fatto in passato, ci sono gli incentivi. Ci sono adesso già incentivi per alcune cose, per le caldaie per esempio. Noi siamo disponibili a introdurre un divieto generale di circolazione per questi veicoli inquinanti, ma soprattutto per le fasce deboli, per diciamo, le persone anziane o chi usa questi mezzi per lavoro, se c'è un incentivo. E anche qui stimiamo un incentivo per i prossimi 5 anni di 200 milioni di euro all'anno. In presenza di un impegno del governo a darci queste risorse che noi oggi non abbiamo, possiamo procedere rapidamente in questa direzione, altrimenti seguiremo le decisioni che abbiamo preso, che sono quelle di limitare progressivamente ma non così drasticamente, e poi quelle sul TPL. Questi sono i tre punti importanti nella piattaforma che abbiamo condiviso con ANCI. Sono, primo, come lo ripeto, che il governo dia attuazione alle misure che si è impegnato a prendere e che non ha preso nel 2014 e nel 2015. Secondo, le risorse per il TPL, 1 miliardo di euro in 5 anni. Terzo, incentivi per il divieto di utilizzo dei mezzi inquinanti, e anche qui un altro 1 miliardo di euro suddiviso in 5 anni. Questo è il tema che abbiamo concordato ieri, discusso ieri con ANCI. Porteremo una proposta unitaria a Regione Lombardia e tutti i comuni della Lombardia, e questo rafforza la nostra posizione. Naturalmente, se il governo ascolterà e accetterà le nostre proposte, credo che avremo fatto un passo in avanti decisivo. Altre due delibere che abbiamo preso oggi, avanti, 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 ecco dietro, eccola qui. La prima è le regole di funzionamento del sistema sociosanitario per il 2016. È una delibera importante perché riguarda i criteri per spendere i soldi
nel sistema sociosanitario. Abbiamo approvato le regole che prevedono questi punti che sono indicati, in particolare gli obiettivi lotta ai tempi di attesa, secondo, riduzione di alcune funzioni non tariffabili per il settore privato, terzo, parte la rete di assistenza per alla mamma e al neonato e il dipartimento materno-infantile interaziendale dell'area metropolitana. Quarto, sperimentazioni, screening neonatale, che è un nuovo LEA che abbiamo esteso, che estenderemo tutta la regione, tariffa di presa in carico del paziente dializzato e collaborazione pubblico-privato sui POT. Quinto punto, fondo di partenza di 50 milioni di euro per gli investimenti che abbiamo già, a cui si aggiunge un incremento derivante dall'alienazione di beni nostri per altri 50 milioni di euro, quindi raddoppiamo il fondo per gli investimenti in sanità. Sesto, accentramento degli acquisti e potenziamento del ruolo di ARCA, l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti, che deve prendersi in carico tutti gli appalti nella sanità. Questo porterà a riduzioni dei costi per le economie di scala che si faranno. Ultimo, prosegue il lavoro per la smaterializzazione delle ricette, la ricetta elettronica che ha avuto oltre 20 milioni di esemplari fatti nel 2015 contro i 220.000 del 2014, quindi un successo veramente molto grande. Proseguiamo nella smaterializzazione e avviamo il progetto Sportelli Aperti, che consentirà in ogni ospedale di informarsi ed effettuare prenotazioni anche per altri ospedali pubblici, per tutti gli ospedali pubblici. Questi sono i punti principali delle nuove regole di sistema nel sistema del servizio sociosanitario per il 2016. Infine, tra le altre delibere, questa, abbiamo stanziato 50 milioni di euro per il Fast Expo o il Fast Post, un contributo ad Arexpo di 50 milioni, adesione all'atto integrativo dell'accordo di programma per la realizzazione dell'Esposizione Universale 2015 per la fase transitoria post evento, cioè da quando, diciamo, da aprile-maggio dell'anno prossimo fino a quando si apriranno i cantieri per il post-expo, noi mettiamo a disposizione 50 milioni di euro. Aggiorniamo gli impegni tra le parti e la stima dei costi necessari per questa fase transitoria. I soggetti coinvolti, Regione Lombardia, Città Metropolitana, nell'accordo di programma ovviamente, Comune di Milano, Comune di Rho, Poste Italiane, Expo S.p.A. e Arexpo S.p.A. Abbiamo dato il nostro contributo per evitare che l'area rimanga deserta nel periodo da maggio di quest'anno, dell'anno prossimo, fino all'apertura dei cantieri. Abbiamo una serie di iniziative che stiamo studiando, le risorse ci sono, ci auguriamo che anche gli altri soggetti contribuiscano. A gennaio forse, spero di sì, riusciremo finalmente a chiudere la partita dell'ingresso del governo nella società Arexpo, partita che è ancora aperta. Naturalmente prima si chiude meglio è. Come sapete, ho dato incarico al magnifico rettore Luca Vago di definire il progetto assieme a tutti gli altri soggetti, IT in primo luogo, i contenuti del progetto scientifico Human Technopole. A metà gennaio credo riusciremo a chiudere questa vicenda e a partire con il master plan per il dopo Expo. Nel frattempo abbiamo messo sul tavolo 50 milioni per il Fast Post o per il Fast Expo. Queste sono le delibere che abbiamo preso oggi, ce ne sono tante altre, ma queste sono le principali. Non so se volete aggiungere qualche cosa.